Qui con il nostro consueto appuntamento stasera, devo dire speciale più che mai, perché siamo in compagnia di Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni con il loro splendido libro Dreams Road, Viaggi per spiriti liberi. Beh, siamo stati fermi così tanto tempo, abbiamo viaggiato con loro in giro per il mondo in sella, anche noi con loro, insomma, per cui come poter rinunciare a due persone belle come loro, che hanno fatto del turismo una parte fantastica. Diciamo che arriva a tutti, anche a chi, come noi, è dietro ad uno schermo e magari tanti posti non ha potuto visitarli. Benvenuti Emerson, benvenuta Valeria. Grazie, grazie, grazie per l'invito e bentrovati a voi. Siamo qui. Grazie, Il benvenuti. Buonasera. sindaco Luca, ecco. Allora, io aprirei con una bellissima frase di Sepulveda: viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. Bene, io non voglio perdere tempo, lascio la parola a voi e a tutte le cose belle che avrete voglia di raccontarci. Noi abbiamo i motori accesi, siamo pronti. Andiamo. Pronti? Allora, iniziamo da questo libro. Beh, direi. Iniziamo da questo libro. Iniziamo da questo libro che noi abbiamo scritto con tanto entusiasmo, in piena pandemia. Per Beh. cui è stato un modo, io dico sempre, innanzitutto l'abbiamo preso come una gran bella avventura e l'abbiamo preso come fare un viaggio, come un nostro consueto viaggio, anche lo scrivere un libro e ci ha dato la possibilità in qualche modo di riuscire a viaggiare in un momento difficile, perché eravamo fermi, perché siamo stati bloccati in Guatemala, abbiamo avuto varie peripezie e varie quarantene abbastanza difficili. E questo libro ci ha concesso di poter viaggiare, di ricordare viaggi che abbiamo fatto nel corso di 20 anni della nostra storia con Dreams Road. E abbiamo colto l'occasione, chiaramente era un po' difficile raccontare tutti questi 20 anni di Dreams Road, perché abbiamo fatto ben 200 puntate televisive, per cui i viaggi erano tantissimi. Ci è stato chiesto da Mondadori di raccogliere 7 itinerari da riportare in questo libro, e abbiamo scelto sette punti del pianeta a noi cari. Chiaramente tanti altri erano tanto cari, ma ne abbiamo scelti 7 per riuscire a fare diciamo un giro del mondo in 7 itinerari, per cui siamo partiti dalla terra degli antipodi, che è la Nuova Zelanda, per percorrere questo viaggio virtuale, ad arrivare fino in Patagonia, nella Patagonia cilena. 7 itinerari, per cui c'è la Nuova Zelanda, il Vietnam, gli Stati Uniti, con un bellissimo capitolo sulla storia del blues, della musica, sulla US 61. Il Cile, dalla Patagonia ai deserti dell'Atacama, un po' di Europa, cosa ho dimenticato? No, Non ma me ne... beh, E quel. questo viaggio pazzesco che abbiamo fatto in Himalaya, dove abbiamo incontrato il Dalai Lama, che è un viaggio che abbiamo più di tutti nel cuore, No. sicuramente. Bellissima. Tra l'altro delle foto stupende, veramente un libro, oltre ai racconti fatti con il cuore, devo dire, davvero. Ma José Manuel, è stato un libro scritto innanzitutto, non voleva essere altro dalla trasmissione televisiva. È un libro che rispecchia molto quello che è Dreams Road e quello che tutti hanno visto per 20 anni. Potrei citarti un endorsement che ha fatto un mio carissimo amico. La loro curiosità, la loro semplicità, la capacità di raccontare partendo dalle piccole cose fanno diventare anche lo spettatore non un turista, ma un viaggiatore. Luca Zingaretti. Penso che sia uno di quei vari endorsement che noi abbiamo avuto tra quelli che proprio hanno centrato abbastanza bene il segno, perché noi ci sforziamo
di realizzare un format televisivo che non sia solo proprio per il classico o viaggiatore o turista di una volta, un po' perso a se stesso nei gruppi, nelle cose, con le bandierine. Abbiamo sempre in questi 20 anni cercato di realizzare l'ombrellino. Esatto, un format televisivo che dava la possibilità a chiunque di viaggiare avendo degli incipit precisi, tanta arte, tanti musei, tante selezionando le bellezze e soprattutto i percorsi, perché poi un viaggiatore deve viverlo il viaggio, e se il viaggio non lo vivi attraversando una strada, un percorso, guardando ai bordi delle strade, difficilmente riesce veramente a penetrarti dentro quello zen così speciale che trasforma il turista al viaggiatore, che sono sensazioni. È vero, ma la sensazione seguendo il programma era proprio quella di sentirsi anche, cioè, in sella alla moto insieme a voi, anche per le riprese bellissime che c'erano. Quindi sì. Vero. Condivido, no. Infatti in tanti ci dicono è come stare sulle vostre motociclette, questo è il complimento forse più bello, il più basico ma il più bello. Però la sensazione era quella, è vero. Perché è un po' la mission, no? C'è tanta gente che ci fa i complimenti perché magari ha viaggiato negli stessi luoghi dove siamo andati noi. E ha rivisto esattamente le stesse cose, come gente che non può viaggiare e comodamente seduta su un divano la carichiamo in sella e la portiamo in viaggio con noi. Beh, è bello poi capire anche attraverso il vostro libro che il viaggio non è solo piacere, in realtà il viaggio ti dà delle regole, delle responsabilità, come no? E non è scontato. Ecco, quindi... Beh, io dico sempre il viaggio, sai, dal fuori tutti ci dicono ah, siete fortunati, viaggiate molto, così, e questo è un grande privilegio, e va detto. Ma il viaggio è una grande disciplina. Sì, decisamente. Assoluta. Viaggiare nel caso nostro, che non lo facciamo solo per turismo, noi è il nostro lavoro, per cui dobbiamo fare le riprese, prepararci, avere tutti i permessi per poter filmare, perché altrimenti non si può filmare nulla, per cui c'è oltre a un'organizzazione, diciamo, burocratica per poter portare a casa il nostro lavoro, c'è anche proprio una disciplina in orari. Io dico sempre, io ho iniziato a viaggiare grazie a quest'uomo e dicevo, cioè, sembra di essere in una caserma per dire quanto siamo disciplinati in viaggio, cioè, ma poi presto, andiamo a letto presto, non bisogna essere stanchi, perché poi noi stiamo 10 ore su una moto e la concentrazione è fondamentale, può succedere di tutto, i paesi sono diversi, a seconda del paese ci sono vari pericoli, per cui bisogna sempre essere molto, molto disciplinati, ecco, in viaggio. Questo lo dico proprio a tutti quelli che dovrebbero affrontare dei viaggi con consapevolezza. È vero. Sì, perché poi il viaggio organizzato così, quindi non organizzato, diciamo comunque organizzato in autonomia, qualsiasi, ovunque sia la meta, ti mette sempre di fronte a delle difficoltà impreviste. Quindi quando uno viaggia deve anche essere pronto psicologicamente ad affrontare difficoltà che possono, tra virgolette, rovinare la vacanza o complicare i piani, no? Cosa che invece con il viaggio organizzato normalmente non succede. No, certo. E anche quello è l'aspetto, almeno per me, che è bello, entusiasmante del viaggio, no? Quindi quella parte, tra virgolette, un po' di avventura, più chi meno, a seconda anche dei luoghi. Secondo voi la gente tornerà a viaggiare? No, io mi auguro di sì. La gente non ne vede l'ora. Dobbiamo tornare a viaggiare, ma tutti, non solo noi. Tutti. Dovremo tornare a viaggiare, anche anche vicino a casa, ma comunque piccoli o grandi viaggi, il viaggio dovremo tornare a viaggiare, perché il viaggio fa parte della vita di tutti. Sì, tutti. Decisamente. Ho visto che voi vi occupate anche di volontariato,
avete fatto tante esperienze, proprio avete portato la vostra opera in paesi molto difficili e in difficoltà, con molte problematiche. Guarda, parto con una sola cosa, poi lascio la parola a Emerson. Che, dico sempre, questa è una frase di Gandhi che recitava che nessun uomo è inutile se allieva il peso di un altro uomo. E noi siamo sempre partiti da qui, se si può far del bene fa bene e se lo si può fare, lo si deve fare, ne abbiamo tutti un grande dovere. Sì. Sì, noi abbiamo realizzato 3 progetti perché sono cose che abbiamo sempre cercato di farle, realizzarle un po' da visionari, ma realizzando anche così dei documentari particolari, eccetera. Quindi nel 2003 per la prima volta siamo andati in Ladakh da Delhi con le motociclette, facendo la Delhi Manali Leh, un viaggio molto impegnativo, spedendo le moto dall'Italia con tanti problemi doganali, eccetera, eccetera. Però siamo stati anche e avevamo raccolto dei fondi per aiutare una piccola scuola, non proprio il Tibetan, cioè che rientrava nell'ambito del Tibetan Children Village, che è questo grande collegio per bambini e ragazzi profughi tibetani che si trova in Ladakh, nell'estremo nord dell'India himalayana. E abbiamo avuto, che era stato creato e gestito dalla signora Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama, con aiuti arrivati da tutto il mondo di artisti, da Richard Gere, eccetera, eccetera. E noi avevamo dato questo piccolo contributo, però è stata anche un'opportunità incredibile. Abbiamo fatto le motociclette con i colori Colori. del Dalai Lama, eccetera, eccetera. Tutto ha voluto la coincidenza della vita che noi arrivati a Lecce, c'era una visita che ogni anno fa, perché ha una sua residenza lì, della sua santità il Dalai Lama, che da Ramsala andava ogni anno a fare questa settimana di incontri con le popolazioni nomadiche che vivono in Ladakh, perché praticamente lei era una delle prime parti. Il Dalai Lama, quando lasciò, scappò dal Tibet, entrò attraverso le montagne del Kardungla, entrò proprio, arrivò come suo primo arrivo a Leh in Ladakh, che è alle pendici dell'Himalaya, ed è confinante ora con la Cina, ma era confinante con il suo Tibet. Quindi è un posto particolare, molto speciale per lui, dove c'è una grande comunità e soprattutto dove ci sono ancora le popolazioni nomadiche che vivono sopra i 4.000 metri, allevano gli yak, insomma, vivono in condizioni anche un po' difficili, molto difficili. E quindi c'è stata questa possibilità per incontrare fisicamente, passare una giornata molto speciale, non preparata. Ci ha ospitato nella sua abitazione, quindi abbiamo avuto di fare, oltre che una lunga intervista, anche passare una giornata fantastica con lui, e siamo poi diventati anche amici. Quindi abbiamo avuto la possibilità, la grande fortuna di avere tanti altri incontri con lui. Poi nel 2008, nel dicembre del 2007, un mese prima, abbiamo comprato io e Valeria invece una clinica mobile che era del dottor Claudio Costa, le cliniche mobili che si occupano dei piloti, e lui ne aveva realizzato una nuova, e quindi praticamente aveva l'intenzione di vendere la clinica mobile numero 3, che tra l'altro era molto speciale perché era stata benedetta da Papa Wojtyla. Appena era stata costruita, era stata benedetta da Papa Wojtyla, ha operato per 6 anni. Ed era una clinica mobile, un grande bilico con
con dentro due sale operatorie, rianimazione, ossigeno, di tutto, veramente un ospedale viaggiante con la radiografia a lastre e non quella digitale, invece la nuova sì, lui la fece tutta digitale, no? Quindi era ideale con una motrice Renault e quindi era ideale per portarla in Africa. E all'epoca abbiamo scelto per una serie di coincidenze, ma proprio per un fatto di avere la certezza che fosse poi utilizzata nel tempo, si preservasse questa cosa, abbiamo scelto di portarla in Senegal e donarla alla First Lady, alla signora Wade, moglie del presidente del Senegal all'epoca, il presidente Wade, perché aveva una grandissima fondazione che non si occupava solo di Senegal, ma anche di tutti i problemi del Centro Africa, una fondazione molto seria. Madame Wade è una franco-americana bianca, sposata appunto da molti anni con il presidente, era sposata con il presidente Wade. Quindi abbiamo detto, ma probabilmente è la situazione perfetta per far vivere questo grande ospedale mobile, perché poteva servire tutto il paese e soluzionare anche tanti problemi, perché anche in Senegal, che è un paese con forse meno problemi subsahariani di altri, però è comunque era un paese con tanti problemi nella sanità, soprattutto nella sua parte a sud del Senegal, perché bisognava bypassare il Gambia e quindi sotto c'erano pochi presidi sanitari, e quando noi avevamo fatto una ricerca avevamo visto che per esempio una donna su tre moriva di parto perché non c'era un solo presidio sanitario, il più delle volte non era in grado di arrivarci, eccetera, eccetera. C'erano tanti problemi, insomma, anche in Senegal. Per cui abbiamo detto, la portiamo in Senegal, e quindi abbiamo fatto questo lungo viaggio partendo da Palazzo Marino, la prima partenza a Milano, e poi dal Motor Show di Bologna con il dottor Costa, e siamo arrivati fino in un viaggio molto impegnativo perché avevamo un mezzo speciale di 23 metri, quindi non era semplice, due motociclette, due jeep, ma fino all'estremo confine sud del Marocco abbastanza semplice. Poi la Mauritania, che è una repubblica integralista islamica, in quell'anno lì, proprio nel 2007, mesi prima c'era stato un attentato di Al-Qaeda a una famiglia francese di turisti, mandando dei messaggi al presidente francese Sarkozy abbastanza pesanti, tant'è che fu l'ultimo anno, in quell'anno lì, da quell'anno lì non ci fu più la mitica Parigi-Dakar, no? E poi fu spostata gli anni successivi in America Latina, proprio perché tutto il deserto del Sahara nello stato di Mauritania all'epoca era molto presidiato da campi paramilitari di Al-Qaeda, e quindi era molto estremamente pericoloso. Noi non abbiamo neanche una rappresentanza diplomatica in Mauritania, no? C'è in Marocco e c'è in Senegal, la Mauritania è un po' una terra. Quindi era un viaggio molto impegnativo, è stata una vera impresa. Poi con la Chiat, quando una volta superato il Rio Senegal, che entravamo nel vero corno d'Africa, dopo è stato un vero trionfo portarla fino a Dakar. Questa clinica mobile ancora oggi è operativa, sono passati 12 anni, anzi adesso a dicembre di quest'anno, del 2021, saranno 13 gli anni che opera, ed è stato per noi un grande, molto impegnativo, però uno dei grandi progetti, anche televisivamente ci ha dato la possibilità di vincere tantissimi premi nazionali, internazionali, è stata una cosa importante. E poi, un po' come le Olimpiadi, le facciamo noi queste cose. Poi 4 anni dopo, insieme a un'altra onlus come la nostra, proprio di Bergamo, abbiamo messo insieme le nostre forze e siamo tornati in Ladakh, dove durante un anno precedente, quando è stato partito questo progetto, è stato costruito un presidio sanitario proprio all'interno del Tibetan Children Village di Leh, dove sono queste scuole, perché c'era un piccolo presidio sanitario solamente, ma molto malandato, è stato costruito un vero e proprio ospedale
con le camere, con, le far, con la farmacia, l'ambulatorio, le camere di degenza, eccetera, eccetera. E in più noi, proprio noi, abbiamo acquistato un'ambulanza quattro ruote motrici dal, nuova di, quel, di un'azienda indiana che le realizza per l'esercito. L'abbiamo tutta verniciata, particolare, con il nome di questo progetto che era Roadway for Tibet, e abbiamo realizzato questo progetto andando con i medici dall'Italia, un gruppo molto più ampio, non eravamo solo noi, eravamo una decina di persone tra questi altri nostri amici, appunto di Bergamo, che hanno quest'altra onlus, la nostra, insomma. Abbiamo dedicato questo ospedale a Fosco Maraini, che era un, oltre ad essere un grande scrittore, era anche un grandissimo amico del Dalai Lama, per cui adesso c'è anche quest'altro ospedale. Adesso speriamo che in futuro, adesso gli anni sono stati un po' difficili anche per noi con il lavoro, con le cose, ma speriamo di realizzare presto un altro progetto, perché se la televisione, avere la fortuna di fare una professione come la nostra, è vero che l'Italia non è un paese che proprio dà tante risorse a noi documentaristi, purtroppo è una delle categorie che noi dobbiamo, siamo rimasti pochissimi, che lottiamo tanto, ma purtroppo non c'è da noi questa cultura anglosassone o francofona che il documentario è una cosa importante per far crescere le generazioni a venire, purtroppo, o anche, insomma, non è ritenuto quasi un qualcosa di culturale. Le risorse sono pochissime, anche quelle che destina il servizio pubblico e che invece avrebbe degli obblighi ben diversi in questo senso. Però noi comunque continuiamo a lottare e riuscendo a fare più cose, si riesce, più cose riusciamo a fare anche così di viaggi, di intrattenimento, diciamo così, potremmo avere delle risorse per poter generare dei progetti umanitari che ci danno sempre, oltre che una grande soddisfazione, tanta energia per continuare in questa professione. Ah, bellissimo. Sì, complimenti, davvero. Davvero. E mi chiedono quanto tempo occorre di preparazione per poter poi affrontare un viaggio il più semplice possibile. Non parliamo di viaggi magari troppo impegnativi, ma quello un po' più semplice, quanto tempo occorre di preparazione? Allora, dipende. Nella nostra situazione è un po' diverso che per chi va a fare no, proprio un bel viaggio. Perché noi dal 2001 tutto il mondo è molto cambiato, nel senso che adesso per viaggiare noi... Adesso sarà ancora peggio. Però, infatti, nel 2020... Però no, questo è importante per chi ci segue in questo momento. Noi abbiamo tutta una parte che occupa alcuni mesi dell'anno, prima di iniziare normalmente, adesso è un momento speciale, ma i nostri viaggi, che servono per avere, diciamo così, il nostro feedback, le nostre relazioni con le film commission dei vari paesi, perché oggi non è più come una volta che uno prende parte, a meno che non è un viaggiatore che non fa broadcasting, diciamo così, che non fa una professione, e allora è diverso, uno parte con la sua camerina, le sue cose, fa i suoi viaggi, ma per chi è un broadcaster, un professionista del nostro settore, insomma, televisivo, oggi bisogna avere questo feedback costante con le film commission, se no non puoi filmare i musei, filmare le città, insomma, quella è la parte, diciamo così, più lunga di lavoro, sì, perché è burocrazia, tante mail, tanti permessi, tante cose. Non si possono filmare le città all'esterno? Molte città ora no. Ora dai, no, non hai, cioè, col cavalletto. Se sei un professionista, diciamo, certo, che ne fai un utilizzo diverso e non personale, devi avere dei permessi. Non avrei mai immaginato. Dipende dai paesi, chiaramente, dipende tanto dai, certo, paesi. Sicuramente tutti i musei, tutti i luoghi chiusi, certo, così, tutti i monumenti, dalle chiese a... E in
tanti posti anche il suolo pubblico, ecco. le grandi città soprattutto americane, così se tu metti un cavalletto, ma americane no, anche, sì, anche sì, il Marocco, anche il Marocco, ecco, cioè, anche o la Tunisia, ma cioè, questo per un motivo di sicurezza secondo voi o proprio di sicurezza, sì, di controllo, sì, di ciò che esce, del paese. Esatto, sì. Chi di voi ha più pazienza nel curare tutta questa burocrazia? immaginavo, Valeria, immaginavo. l'ho lasciata, non ha parlato, mi ha ammutolito. Tu sei stata brava a dire chi ha più pazienza, però è anche vero che a me mi conoscono, siccome Valeria fa questa professione da 20 anni, io sono al mio 39esimo anno, quindi l'anno prossimo sono 40, dall'82, quindi bene o male a me un po' in giro, e ho sempre fatto sempre questo, diciamo, magari non in moto, facendo altre cose. Prima. È una garanzia. Sì, che mi conoscono, mi conoscono. Almeno i vecchi vecchi dei paesi mi conoscono. Sanno con chi hanno a che fare, ecco. Bello, decisamente. Poi mi chiedono, ma le moto con cui girate sono sempre le stesse? Quindi normalmente... Leggo? No. Sì, 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 no. Sì. No? Quindi alcuni hanno visto Ducati, altre... Cambiano sempre? Come funziona? Mi chiedo. No, sono sempre Ducati. Da 15 anni, sono 14 anni sono sempre Ducati, sì. Però ecco, non sono sempre le stesse. Noi le troviamo... Però è sempre la Ducati, ormai. Sì, in questi ultimi 14 anni, sì. Prima erano invece Aprilia. Ma le spedite sempre dall'Italia? O No, adesso abbiamo la fortuna. Per anni abbiamo spedito i nostri mezzi, per cui lì c'era una preparazione ancora più lunga, perché dovevamo spedire le moto, sdoganarle. L'assicurazione, a seconda del paese, c'erano veramente... Era un altro film, anche quello. Era un altro film. Chiedono... Ma fate una dieta particolare? Perché no, siete... per niente. Non siamo mai a dieta. No, vabbè, non siamo mai a dieta, però cerchiamo di preservarci in questo, insomma. Ecco, non siamo quelli... Non sempre preservarci. No, dico, non siamo quelli che mangiano gli scarafaggi, ecco, okay. No, per dire, cerchiamo... Quello un po'... Allora, non lo so. C'è un aspetto importante da comprendere, nel senso che ormai quasi tutti sanno com'è fatto il nostro programma, ma noi lo realizziamo da soli, siamo solo noi due con due motociclette, non abbiamo una truppa al seguito, un furgone al seguito, noi carichiamo tutto nelle nostre motociclette, la telecamera in questo grande baule fatto apposta che è dietro la mia moto, le nostre sacche, i nostri bagagli, il cavalletto, Valeria c'ha un altro baule dove c'ha la sua macchina fotografica professionale, il computer per backupare la sera il girato del giorno prima per sicurezza, però noi lo realizziamo da soli. L'unicità di Dreams Road è che è un programma fatto da due autori, regista e fotografa e produttrice, insomma da noi due e basta. Cioè noi non abbiamo una truppa ed è sempre stato così, e credo che questa sia stata un po' la grande chiave di successo in questi 20 anni che ha fatto vivere questo format, perché noi lo facciamo come professione, ma chiunque potrebbe farlo, in moto o in auto. Per quello noi, quando viaggiamo, facciamo vedere le strade, i cartelli, cerchiamo di creare con i nostri spettatori questa sorta di roadbook, perché uno può sognare di farlo, quel viaggio, e magari tanti poi riescono anche a farlo. Non sono mai... Io, prima di Valeria, ho fatto anche viaggi molto più estremi in televisione, no? Poi dopo, ed ero a Rai 2, quindi era tutto un altro tipo, anche come pubblico era diverso, anche se all'epoca Rai 2 era una bellissima rete nei miei anni di Rai 2, nei miei tanti anni. Poi dopo con Valeria invece siamo passati, dopo un paio d'anni solo di Rai 2, siamo passati a Rai 1,
e Rai 1 invece è un canale talmente con uno spettro di pubblico talmente ampio che abbiamo dovuto adattare il nostro format anche dando molta più scrittura, molta più spiegazione, molto più, renderlo molto più morbido, un po' meno rock and roll ma un po' più morbido e soprattutto non mantenendo questa cosa del viaggio chissà quanto avventuroso, un viaggio che tutti potrebbero fare, ecco, non estremizzando le cose. Un po' perché i tempi sono molto cambiati, un po' perché noi, oltre che dare la lista dei paesi dove andiamo nella nostra scheda annuale che condividiamo con la direzione di rete, la condividiamo anche con la Farnesina, in modo, con l'unità di crisi, in modo che sia sempre un qualcosa perfettamente nella linea, diciamo così, ecumenica del viaggiatore, perché sono tante persone, purtroppo, forse troppe, che con l'idea dell'avventura, chissà cosa, fanno viaggi in territori pericolosi senza avere il background del viaggiatore e poi dopo la nostra Farnesina con un'unità di crisi eccezionale tra le migliori del mondo. Questo si critica tanto molte cose del nostro paese, ma l'unità di crisi del nostro paese vi posso garantire, io sono un viaggiatore da sempre e ho amici in tutto il mondo e di tutti i paesi. La nostra unità di crisi è un'eccellenza mondiale, ha recuperato tantissima gente, cosa che altri paesi sono riusciti ad avere, sì, molti problemi, e anche chi non recuperano, che purtroppo ci sono delle disgrazie perché quelle accadono, hanno sempre una grandissima efficienza. Devo dire, su questo ci tengo moltissimo perché io ho avuto modo di interagire con loro tante volte e so come opera la nostra unità di crisi, la Farnesina. Chi che sia il ministro non vuol dire niente, quelli sono veramente dei, no, non è una struttura così politica, è veramente un'eccellenza, sì, del nostro tecnici. Paese. Tra tutti questi viaggi che abbiamo visto nel vostro libro... Sì, facciamoci del male, è arrivato il momento. No. Allora, io molti posti li ho visitati e devo dire che li ho visti ancora con occhi nuovi, ed è bellissimo, bellissimo. Ma c'è un viaggio che consigliereste più di un altro, ad esempio? Se noi dobbiamo estrapolare da questo libro, 7 avventure avete avuto, togliamone una e la consigliereste perché? Pensa che non c'è nel libro. L'Australia. Il prossimo libro. Io adoro l'Australia. Perché è l'ultimo, l'Australia, perché per chi ha magari, però deve avere più di un mese perché è un viaggio speciale, perché è l'ultimo continente dove la natura vince sull'uomo. Vero. E ho visto che voi siete arrivati con le moto sotto l'Earth Rock. Che voglio dire? Sì, più di una volta, più di una volta. Io l'ho vista così un po' noi lontana, ma anche i permessi, mamma mia. Esatto. Insieme abbiamo fatto, io e Valeria, abbiamo fatto 6 volte l'Australia, 7 volte insieme, io 12 volte nella mia vita viaggiandola, quindi io conosco ogni angolo di quel continente, ho filmato ogni angolo di quel continente, veramente ogni angolo, da east, west, nord, south, e deserti inclusi, quindi consigliamo l'Australia. No, lui consiglia l'Australia, io se devo consigliare, proprio estrapolando dal libro, a parte l'Himalaya, che è un viaggio pazzesco sul tetto del mondo, lui che carino. il Cile, io amo il Cile, io sono innamorata del Cile proprio, e infatti è un capitolo che ho proprio... Sì, curato moltissimo. Perché è veramente la meraviglia degli estremi, perché un viaggio dalla Patagonia cilena fino al deserto dell'Atacama è un viaggio assolutamente incredibile, in una terra bellissima, colta, piena d'arte, di scrittori, di bellezze naturali, veramente dai cieli stellati del Cile ai deserti di sale, ai ghiacciai del sud, alle Ande, i laghi, insomma
è veramente la terra di Neruda, di tanti grandi viaggiatori, tanti grandi scrittori. Per chi ci ascolta ce l'ho nel cuore, è la Svizzera dell'America Latina, cioè è anche un viaggio estremamente sicuro. Estremamente sicuro, questo cioè il Cile di oggi, il Cile socialista di oggi, è un viaggio estremamente sicuro. Parte cioè, qualche terremoto, sì, tanto la terra trema, però non ci sono le infrastrutture, sono tutte pensate. Pensate che in Cile c'è una legge per cui se tu fai una casa, questa c'è già da una ventina d'anni, perché è una terra un po' sismica, ma se costruisci una casa deve supportare 7 gradi Richter, cioè nel senso è molto dalle ultime tragedie degli anni 90, così è una terra vulcanica, a sud è una terra vulcanica, la Patagonia cilena, la carretera australe è una delle strade più belle del mondo a livello naturalistico, perché sono tutti fiordi sul Pacifico e quindi si attraversa per lo più sterrata, ma hai alla tua destra c'è il Pacifico e alla tua sinistra lì. Parliamo di distanze di 25 km, cioè quindi tutto visualmente compresso. Sì, perché il Cielo è lungo, ma stretto. Hai questi vulcani neri con questa vegetazione incredibile, veramente il Cielo è tutto bello, tutto molto bello. Sì. E il capitolo dell'Europa invece? Di cosa parli? Il capitolo dell'Europa l'abbiamo scelto, allora, è su Spagna e Portogallo, però è una parte di Spagna meno conosciuta, che noi abbiamo amato molto, l'abbiamo fatta anche quest'anno in un viaggio tra l'altro bellissimo che andrà in onda il 2 e il 3 aprile, che è l'Extremadura. Proprio al confine quasi col Portogallo, e questo angolo di Spagna veramente sconosciuta ai più, ma bellissima. Una Spagna diversa, non ha i clamori dell'Andalusia, del flamenco e di tutto questo, ma una terra pacata, una terra di conquistatori. Sì, la terra dei conquistatori la chiamano, su questa via della Plata, la via dell'Argento, bellissima, una terra bellissima, dove ci sono tante cittadine che sono patrimonio UNESCO in un territorio circoscritto abbastanza... Come la Lombardia. Sì, grande come la Lombardia. Sì, piccolo. Per cui ha dei tesori pazzeschi, ha questa città con questi anfiteatri romani, Mérida, che è meravigliosa, è una terra molto bella, molto bella. E poi abbiamo sconfinato in Portogallo, paese altrettanto bello, e abbiamo messo questa punta d'Europa, ne avevamo tanti, alla fine abbiamo dovuto scegliere. Noi l'Europa l'abbiamo filmata tutta. Sì, abbiamo dovuto scegliere. Mi sono soffermata sul porto, sulle bottiglie, purtroppo. Esatto, anche quello. No, e questo viaggio quindi avremo la possibilità di viverlo con voi? Sì, dunque l'Estremadura adesso l'abbiamo fatta, l'abbiamo rifatta, perché era un viaggio che avevamo già fatto, perché quest'anno abbiamo fatto due puntate veramente di cuore, belle, con due ospiti speciali, perché quest'anno era il 2020 doveva essere, erano i 20 anni di Dreams, doveva essere un anno pazzesco, poi dopo con tutto quello che è successo. Lo è stato. Non lo è stato, ma diciamo che lo è stato comunque, differentemente lo è stato comunque. Abbiamo fatto questo viaggio con Franco e Andrea Antonello, che sono questo papà che ha questo figlio autistico, molti di voi lo conosceranno perché è andato in televisione tante volte, ha questa fondazione che si chiama I Bambini delle Fate, e aiutano tante situazioni in giro per l'Italia e tante famiglie con ragazzi autistici che non si possono permettere, non hanno fondi, per cui loro fanno un grande lavoro. E visto che loro due sono motociclisti, anche Andrea che ha 26 anni, è un omone gigantesco, bellissimo, ama la motocicletta, li abbiamo portati in moto con noi e abbiamo fatto questo viaggio in Spagna, perché chiaramente non avremmo potuto andare oltre oceano, anche perché era già a luglio, per cui era la fase in cui
insomma, avevamo riaperto, ma con cautela, restrizioni. E ce ne siamo andati in moto in Spagna e abbiamo fatto un pezzo d'Andalusia e tutta l'Estremadura. Con tre moto. Con tre moto, noi due sulle nostre due moto e loro due su una moto. E bella, abbiamo fantastico. Fatto questo viaggio bellissimo. Siamo contenti che andrà in onda il 2 e il 3 aprile, perché il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo, per cui questo, visto che sono due puntate che sono sempre Dreams Road, non vogliono essere niente di più che un viaggio come abbiamo fatto di solito, ma ecco, le abbiamo definite due puntate di inclusione. E l'inclusione è molto importante, soprattutto per questi ragazzi che sennò rimangono soli, vengono parcheggiati magari in un istituto, e invece il messaggio è quello. Abbiamo voluto dare come messaggio il fatto che anche questi ragazzi possono viaggiare, lo possono fare tranquillamente, vivono il loro mondo, ma vivono le loro emozioni anche in viaggio, e questo lo è stato per Andrea, che ci ha dato tra l'altro una grande esperienza, perché con questo ragazzo e il suo papà, anche il suo papà, abbiamo scoperto tante cose e ci ha insegnato molto. Abbiamo tutti sempre da imparare. Sì, sempre. Nel libro, che tu hai il libro, hai visto nel finale c'è un endorsement fatto da Franco e Andrea? Sì. Dice: arte e cultura, genio e fantasia sulle strade di Dreams, grazie a Valeria e Emerson abbiamo fatto un altro passo avanti in moto e nella vita. Ed è vero. E si può dire che quel passo avanti l'abbiamo fatto anche noi. Sì, no, l'abbiamo fatto anche noi. Sicuramente. Beh, intanto dobbiamo ringraziarvi anche per il bellissimo dono che avete fatto a Bergamo, poi passando Brescia, per Capodanno. È stato un viaggio che è voluto essere alla fine una vicinanza, una solidarietà. Di speranza, no? di rinascita. E visto che noi abitiamo, io sono bergamasca, lui non lo è, pesarese, ma ormai 15 anni che vive a Bergamo, per cui è praticamente diventato bergamasco. Super tifoso dell'Atalanta. Esatto, anche in quello. Ho rinnegato la mia squadra. Io sono juventino, ma farò il tifo assolutamente. Ma hai fatto bene a rinnegare. Juve. Però sarei sempre per Valentino Rossi, o no? Sì, certo, Valentino. Vale. Solamente io sono un grande appassionato, tutta la mia storia con le moto è una storia forse un po' troppo lunga, ma io ho fatto solo il tifo per due miei amici, uno che è il mio amico d'infanzia con cui sono cresciuto, che è Franco Uncini, che ha vinto un mondiale nel 1982, e poi per Loris Capirossi, che è un altro mio grande amico, come un fratello per me, e tutti e due sono come dei fratelli per me. Quindi non sono mai riuscito a fare il tifo per nessun altro, anche se io Valentino l'ho visto nascere. Io sono stato a scuola con Stefania, con la mamma di Valentino. Quindi, però io come tifoso sono stato sempre solo tifoso di Uncini e di Capirossi. Dopo gli altri sono tutti bravi, anche Valentino. Io ti ho studiato un pochino, tu però Vale è anche bravo, dai. È un fenomeno. Però tu mi hai chiesto se facevo il tifo. Tifoso, ho fatto solo il tifo per quei due, cioè loro due erano i miei piloti. Poi adesso questi ragazzi, Valentino e tutti questi ragazzi giovani di oggi, io li conosco tutti, sono amico di tutti, faccio naturalmente il tifo per i nostri ragazzi italiani, però sono anche amico di Marquez, sono amico, cioè per me sono i piloti che sono una categoria speciale. E quindi, però, come tifoso solo loro due, come nel calcio sono tifoso dell'Atalanta e della Juventus, però per la Coppa Italia sono tifoso per la finale dell'Atalanta assolutamente. Bella questa cosa. Tornando alla puntata che abbiamo dedicato a Bergamo, è stato proprio un tributo e una vicinanza
a questa terra che ha sofferto troppo, ecco, ha sofferto troppo. Noi eravamo qui, abbiamo avuto tanti amici che hanno perso i loro cari ed era doveroso fare un piccolo viaggio, innanzitutto per mostrare le grandi bellezze che ha questa terra. Eh sì. Che tanti non conoscevano e ci ha chiamato veramente un sacco di persone a dire ma che bello Clusone, e poi dare proprio un segno di vicinanza, ecco, a tutti coloro che si sono impegnati, dai medici ai volontari e a tutte le persone che... Senza retorica, però non so se hai visto la puntata. No, più è stato una cosa bellissima. Siamo stati travolti da una valanga di parole in questo anno così difficile. Io ho pensato, ma è giusto che sia proprio dal punto di vista della regia, piccola regia così, che doveva essere una cosa così di sollievo, di tributo, ma non queste cose marcate, storiche, pesanti. Cioè, mi è piaciuta l'idea di far partire in motocicletta per scoprire le mura, Bergamo, così un pezzettino, un medico del Papa Giovanni, no? Perché doveva essere, cioè, erano solo piccoli segnali, non doveva essere un qualcosa di raccontato. Tutti ormai sappiamo tutto, tutti abbiamo vissuto tutto, e quindi era. Ma a me la cosa, devo essere molto sincero, una delle cose di quella puntata che mi ha lasciato senza fiato come filmmaker è stato scoprire la Basilica di Alzano. Nel senso che io non c'ero mai entrato, non sono di qua, e quindi. Non ero mai entrata ed è stato un piacere immenso per me filmarla, perché era io le chiese nei nostri viaggi, per chi ha visto le nostre puntate, le filmiamo sempre, perché poi le chiese sono in tutto il mondo e di qualsiasi religione sono sempre uno scrigno d'arte incredibile, no? È un segno di secoli, no, trascorsi. Pensate solo che le chiese hanno sempre attraversato e sono la carta assorbente di centinaia di milioni di esseri, e quindi dentro questi luoghi di culto c'è talmente tanta energia, non solo arte, che è come il segno della storia, no? Che tutti noi dobbiamo sempre tenere come rotta nella nostra vita e nella nostra conoscenza. Bello, proprio. Io sarei mancato, ecco, chiedo ammenda a tutti. C'è mancato passare la Torre Voltaire e non me lo dite. Chiedo perdono. Non vi preoccupate, la prossima volta che passate, fermatevi, abbiamo qualcosa insieme. Insomma. È vero. Però faremo qualcosa, magari nella bellissima. Anfiteatro di Lucca. Quando si tornerà a vivere, vi promettiamo assolutamente che faremo un evento bellissimo di immagini e musica dal vivo che sarà spettacolare, dedicato a tutti i tuoi concittadini, Luca. Grazie mille, fantastico. Ringrazio già da parte loro. Non vediamo bellissimo, l'ora. Davvero bellissimo. Tornando alle moto, ma noi non abbiamo il nostro selvinese? Andrea Locatelli? Sì, certo. Piccolino, però. Ma noi siamo una terra di motociclisti, abbiamo Agostini, grande campione. Piccolino, io lo avevo... Tutti gli enduristi, perché qui terra di enduristi, per cui... Io sono stata la sua insegnante tanti anni fa, quando era proprio piccolo. Sempre con la moto. Certo, immagino. Per noi... Voglio dire, è un po' così, cioè nel senso, noi non, in realtà poi come forma televisivo e anche la moto per noi è una grande passione, perché con la moto viaggiare, però realmente il nostro non è una forma televisivo per motociclisti, no? Il nostro proprio è talmente... La moto è un fil rouge, sì. È un fil rouge che chiaramente a noi... ci consente di avere una grande flessibilità. Sai, quando tu viaggi, per esempio, con una mappa, per fare la mia professione, cambiano molto i tempi, perché io, per esempio, vedo mentre vado davanti, vedo a me
che ne so, una roccia, no? Una roccia bella con la luce giusta in quel momento. Io trinco la moto, la parcheggio giù, attacchi il cavalletto, prendo la camera dal boletto, l'ho già fatto. In macchina diventa tutto un po' più complesso e poi non senti gli odori, non prendi la pioggia, non prendi il vento, non prendi le intemperie, non prendi i caldi terribili, non so, in Australia o nei deserti. Tutte queste cose più faticose non è che devono, non escono dal punto di vista del programma, però danno una grande energia a noi filmmaker, ti tengono sempre lì, no? Con la pressione, con la concentrazione, con la forza di dare il meglio, perché è difficile farlo. Le intemperie ti danno difficoltà e quella difficoltà poi più che altro si riversa automaticamente nella passione di filmare la bellezza di quello che ti circonda. Ma Emerson, usi anche magari videocamere sulla moto, posizionate sulla moto, sul casco, non ti piace? Guarda, sì, no, abbiamo le ultime, adesso che le ultime generazioni di GoPro hanno una qualità, sai, prima per fare il broadcasting, per andare in onda non erano ideali, no? E quindi io non dovrei proprio dirlo, perché insomma sono sempre molto attento al codice della strada, siamo molto prudenti, però molto di quello che vedete sono immagini fatte con la mano sinistra, così, oppure quando vedete i nostri passaggi. Ma si vedeva ogni tanto, io me li ricordo. I passaggi, io metto il cavalletto e facciamo il passaggio, poi c'è tanto editing nel nostro lavoro, nel senso, noi per fare una puntata di 42 minuti in genere ne giriamo quasi 400, infatti abbiamo una library immensa di immagini, però no, ci sono tanti modi, ecco, per esempio noi non usiamo, anche se ce l'abbiamo, insomma, così non lo portiamo mai, ma non usiamo il drone, che adesso è molto di moda, perché poi nella realtà, se tu, Luca, vai a fare un viaggio, non è che vedi tutto da sopra, vedi tutto da sotto. Sì. E quindi io voglio darti la realtà di quello che tu vedi. Poi, per carità, una scelta stilistica, molte volte molto conveniente, perché sai, un drone lo fai durare 2 minuti, io in 2 minuti ne metto una valanga di immagini che devo fare volta per volta col cavalletto. Cioè, molto più impegnativo non usarlo il drone. È una cosa molto scenografica, molto bella da vedere, ma è anche molto pratica, facile, insomma, leva molto lavoro, ecco. E io poi penso sempre che di far vedere, noi pensiamo sempre di far vedere alla persona, a te o a Manuela o al milione e mezzo di persone che quando andiamo in onda ci seguono, di fargli vedere il mondo che veramente vedranno. Certo, certo. No, perché la portata di tutti. No, perché sennò noi abbiamo fatto tante cose aeree, quando le faccio si vede, perché nelle puntate si vede che saliamo nell'elicottero, leviamo lo sportello, perché c'ha un senso che quella cosa lì vada vista proprio dall'alto, così. Ma perché anche tu, Luca, se arrivi lì nelle linee di Nazca in Perù, naturalmente per capire questa cosa incredibile della storia del nostro pianeta, se non le vedi dall'alto, vai, no? Quindi oppure, non lo so, per esempio nel libro c'è un capitolo intero sulla Nuova Zelanda, in Nuova Zelanda ho volato con un piccolissimo elicottero che mi ha portato in cima ai ghiacciai, ma per realizzare una delle immagini più incredibili che abbia mai girato, perché questa grande montagna, che non mi sfugge il nome, il Franz Josef Glacier, c'ha la possibilità di avere un lago, questi laghi di ghiacciaio, no? Con un turchese quasi bianco, una cosa incredibile, il ghiacciaio, ma dallo stesso punto dove tu ti metti con la telecamera riesci a vedere l'oceano. Mare. Fantastico. È una cosa unica. C'è, no? La montagna sul mare, proprio. Sì. Il ghiacciaio sul mare. Rarissimo, insomma, sono cose, immagini, no? E chiaramente quelle io sono salito per farle, puoi salire solo con l'elicottero, io non sono uno scalatore, anzi. Mando i saluti a un nostro amico che in questo momento è sotto il K2. Il nostro amico Bergamasco, che è sotto il K2. Sì, è vero. Bene, allora, io ricordo di leggere, di sfogliare, di immergersi in questo bellissimo libro, Viaggi per spiriti liberi, di Valeria ed Emerson, in attesa di rivedervi al più presto, ovviamente,
in video con nuovissime belle avventure. E ricordiamo che è anche disponibile presso la nostra biblioteca ormai da un bel po', e vediamo che viene chiesto e richiesto, quindi è un libro che funziona decisamente, che stimola. Sì, è un libro che si può leggere un capitolo, brava, poi lo si lascia lì, poi un giorno, se si ha voglia, si va da un'altra parte del mondo. Non è un libro che va letto tutto, tutto in no, è vero, è un libro che va messo in libreria e riletto, riguardato. Non sai mai, Luca, magari un giorno ti capita, stai per andare in Cile o dove queste pagine, fammi un po' vedere qua dove va. Dove sono andati, che ci vado pure io. Ma è vero, è così. È vero, comunque, è anche pratico, nel senso che... Per chi non ha tempo o non lo trova in libreria, comunque è su Amazon, è molto semplice, arriva il giorno dopo. Su tanti store online. Il libro. Infatti, con tutta questa cosa, nei feedback che ci arrivavano da Mondadori, l'80% è stata una vendita online, perché non potete andare nelle librerie, tutta quella la procedura storica di un libro, no? E poi noi siamo lì, visto che sta andando molto bene questo libro, ci prepariamo a fare il seguito, ne abbiamo tanti di percorsi. Certo, immagino. E tra l'altro devo dire che ha un prezzo molto contenuto, e questa è una cosa anche bella, perché bisogna pensare anche a questo. Questo è tutto merito della Mondadori, però è un libro, un bel libro fatto bene, ricco di foto, ricco di immagini, di storia, bella anche l'impaginazione, cioè un libro fatto bene, insomma. Mondadori è una garanzia. Grazie, sì. È una garanzia, decisamente. E quindi noi consigliamo a tutti di leggerlo e a tutti di viaggiare, continuare sempre a viaggiare. Perché anche solo con la mente. Sì, perché non c'è cosa più bella, appunto, di viaggiare anche con la mente. Anzi, bellissimo. Quindi e grazie a voi, perché insomma. Grazie a voi. Luca, e ribadisco, appena tornerà un grande sole nelle nostre anime, nella nostra salute e nel clima esterno, vedrete che ci sarà una bella cosa nella vostra città. Che bello. Grazie di cuore, grazie Valeria, grazie Emerson. Potremmo anche partire in moto, eh? A te piace la moto? A me piace tantissimo, me la sono vietata, però piace. Perché te la sei vietata? No, non posso dire. Non puoi dirlo, non possiamo dirlo. No, perché mi piace talmente tanto che mi capita, magari mi è capitato quando l'ho usata, di andare un po' veloce, quindi io ho detto no. Non quindi motorino. Pensa, Luca. Perché oltre una certa soglia non si può. Ti dico una cosa curiosa, anch'io quando ero giovane come te, anzi un po' anche più giovane, andavo veramente forte, ma sai che quando uno entra poi nel mood del viaggio in motocicletta, la motocicletta è un mezzo sicurissimo, è pericoloso in città. Io non uso mai la moto quando sono a casa, mai, rarissimo che mi vedrai in giro con una moto. Ce ne ho qualcuna, ma no, raramente li uso. Ma il viaggio in motocicletta è un altro zen, perché tu hai davanti a te le tue mete, le tue cose, l'osservazione di quello che attraversi, non diventa più quella cosa dove tu devi trovare cercare il tuo limite con un mezzo meccanico. Per quello, a tutti quelli che ci seguono, che sono appassionati, io che ho 2 milioni di chilometri sulle spalle, consiglio sempre di spendere 70 euro e andarsi a fare mezz'ora in una pista, perché è la cosa più sicura. Quello sì, sicuramente sì, è vero. Però chi si deve sfogare? Il grande viaggio. C'è da dire, anch'io ho fatto un po' di viaggi, li ho tutti e sempre fatti in macchina per vari motivi, e anche la macchina, insomma, il suo fascino. Certamente la moto sì, ti fa vivere diversamente. No, ma tutti i viaggi, anche i viaggi. Alcuni li ho fatti anche con... treno è un viaggio. Sì. Però per esempio la macchina, io ho fatto un viaggio con il mio cane, e mi ha dato la possibilità non solo di viaggiare col cane,
ma anche di dormire, cioè nel senso che avevo tutto in macchina, no? Sono partito da Bergamo, sono arrivato fino a Belfast e ci ho passato anche le notti in macchina col cane, vabbè, insomma, situazioni un po' precarie, però. Sono certo che hai fotografato tutti i murales. Sì, per forza. Certo. Sono belli, eh? Sono stupendi, sono stupendi. Ma è stato un viaggio bellissimo, non so, sicuramente voi l'avete fatto, però è stato tutto bello, la Francia del Nord ha paesaggi stupendi, alcune zone dell'Inghilterra sono incantevoli, il Galles, Bath, e poi vabbè l'Irlanda è una cosa fantastica. Un però non ti hanno fatto fare il bagno nelle terme di Bath col tuo cane? No, quello no. No, e anche mi sono fermato, ho fatto una tappa dopo giorni che guidavo, ero stanchissimo, ho fatto una tappa a Cambridge, no? E anche lì, insomma, il cane l'ho portato dappertutto, tranne nel King's College, dove non può entrare neppure nel giardino, cioè proprio il cane era assolutamente vietato. Vabbè. Infatti quando io l'ho legato fuori a intervistare il rettore di Cambridge, l'abbiamo intervistato, che poi è il fratello di un mio amico musicista inglese, e non volevano far entrare nemmeno a me perché no è vero sai, era troppo peloroso, no, bene. È stato bello stare con voi. Grazie a viaggiare. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Sì. E a presto. E a presto. In bocca al lupo, Luca, per il tuo incarico. Grazie mille. Compratelo perché è meraviglioso. Non potrete farne più a meno. è davvero bello. È davvero. Grazie, bello. Mi permetto di annunciare anche il prossimo incontro, che sarà con il professor Ballerini, e parleremo giovedì prossimo, sempre alle ore 18, di giovani, il nostro rapporto con i più giovani oggi, educare tra speranze e preoccupazioni al tempo del Covid. Bello, vi seguiremo perché è un tema molto interessante. Bello. Molto complicato, ma molto interessante. Molto complicato, è vero, ma abbiamo un professore che ci aiuterà decisamente. Sicuro. Tanto poi, scusami, quando uno perde, per esempio, questi tipi di intervento, uno però, per esempio, metti che io non ci sono giovedì, io lo posso rimane sempre rivedere, rimane. Possono sì, vedere sul sito e sì, anche su YouTube. Quindi sì, si possono rivedere. Perfetto. Rimangono fermi lì e devo dire che sono stravisti. Benissimo. Tutto piano, ma e sono stravisti. Promuoviamo anche questo nostro intervento. Sì, siamo decisamente. Grazie infinite. Grazie mille. Grazie Valeria, ciao Emerson. Ciao.